piacere. Sì, fa piacere. Noi abbiamo invece l'architetto Sergio Agostini, che non conoscevo. Ha scritto il libro La città nervata di ingegneria urbanistica, e nel 58 ha progettato e diretto la costruzione della scuola Guido Novello. Do la parola all'architetto questa sera. Noi siamo nelle quattro dimensioni. Le quattro dimensioni siamo noi, ora ovviamente di fronte a personaggi, a uomini che sono stati capaci di semplificare tutto questo immenso discorso, così parlandone con lo scultore Montelli, vi presento, e vi ho dato alcuni libri nei quali ha potuto prendere la figura del nostro matematico, il quale era un omino. Ora, qui è stato rappresentato, cercando da Montelli, cercando di prendere la fisionomia, diciamo così, la corporatura, il modo di fare, di essere, di comportarsi del nostro Luigi Cubaltro, il quale nel momento in cui è lì che pensa che l'universo ha quattro dimensioni, gli viene spontaneo di prenderle in mano, la mano, e dire sono quattro, non sono le tre dimensioni di Cartesio. No, le dimensioni sono quattro, tutto questo immenso universo viaggia entro ad una spazialità diversa. Detto questo, io mi augurerei che si avverasse quanto l'ex sindaco Canosani ha promesso con una lettera, ovvero di realizzare un giorno nella piazza Kennedy un giardino, e in questo giardino di sistemare anche il nostro Luigi, sicché quando uno straniero viene a Ravenna, oltre a vedere i monumenti che meritano certamente di essere visti, oltre a questo, che conosca, venendo a Ravenna, anche un po' della nostra storia e dei nostri scrittori. Non dico altro perché mi sembra che il professor Gavici sia la persona più adatta di me a parlare di questo programma personale. Intanto volevo ringraziare più il vostro club per questo invito, e adesso veniamo al tema, no? E adesso non è che voglia farvi una lezione, facciamo una conversazione molto, molto amichevole su questo personaggio che qui mi incombe, sempre con quella mano che è pronto a darmi una sberla se dico delle stupidaggini, no? Spero di no. Questo personaggio qui, con le sue quattro dita che evocano le quattro dimensioni, ha fornito ad Einstein gli strumenti matematici grazie ai quali è possibile sapere in che modo la materia deforma lo spazio-tempo. E senza la sua matematica, la relatività generale sarebbe rimasta così una bella idea, no? Geniale, però mancava la musica. Dobbiamo immaginare il Luigi Cubaltro e Einstein come, no, Mogol e Battisti, no? Uno ha fatto la musica e l'altro ha fatto la parola. E tutti e due sono stati indispensabili l'uno all'altro. Dalla matematica possiamo raggiungere l'assoluto. Infatti questo signore qua, Gregorio Luigi Cubaltro, è conosciuto, insomma, si è guadagnato i galloni della notorietà
per aver inventato un algoritmo matematico che è conosciuto oggi col nome di calcolo differenziale assoluto. Quindi assoluto è proprio il termine assoluto, fa parte di questo algoritmo che ha scoperto, che ha inventato, diciamo così, che ha inventato Gregorio Ricci Burbastro. E questo algoritmo è stato importantissimo per la teoria della relatività di Einstein. Quindi il lavoro di Ricci Burbastro è legato al pensiero di Einstein. E io penso che qui sia necessario spendere alcune parole a terra, e cercò anche di dare un contributo concreto. I concetti di Ricci Burbastro siano proprio entrati con impeto dentro alla teoria di Einstein, cioè praticamente hanno fornito il linguaggio matematico senza il quale la teoria della relatività sarebbe stata una teoria soltanto delle cose chiacchiere. E quindi io mi auguro veramente che questo progetto, di questo monumento, e qui vedete il bozzetto, io mi auguro che possa venire realizzato al più presto, no? E credo che questa figura di Ricci Burbastro, così inserita in questa spirale, che un po' sembra qua una spirale senza fine, una spirale che è volta verso l'alto, e questo vuol dire che c'è ancora tanto da scoprire, c'è ancora tanto da imparare, no? E le equazioni di Einstein vestite della matematica di Ricci Burbastro sono oggi l'unico strumento che noi abbiamo per per fare delle indagini proprio sul futuro dell'universo. Quindi il lavoro di Ricci Burbastro è un lavoro ancora attuale, no? Non è un qualche cosa di ammorfito. C'è nella lapide che è stata murata nella sua casa natale a Lugo, nel corso Garibaldi, c'è proprio scritto questo, che questo calcolo differenziale assoluto è uno strumento di indagine, no? È l'unico strumento di indagine che oggi è in mano agli astronomi e ai cosmologi, proprio per cercare di penetrare dentro ai misteri dell'universo. E quindi noi dobbiamo essere orgogliosi di aver dato i natali a un personaggio come questo, no? Che purtroppo non conosce nessuno. No? Però vedete come basta, prima si parlava dei tempi della memoria corta, basta poco tempo per seppellire tutto, e che dato, e questo è brutto. Allora appunto noi cerchiamo invece con il nostro lavoro invece di far uscire da questi ingiusti silenzi personaggi come questi, che hanno dato tanto, e sono nomi conosciuti in tutto il mondo, anche se lui poveretto gli hanno tagliato un po' di cognome, però se vogliamo tirare le somme, no, di questa serata, io spero che sia rimasto in voi il concetto che la teoria della relatività è una teoria dell'assoluto, quindi non andate lì in giro che tutto è relativo, altrimenti vi fate ridere dietro. E invece questa frase a volte viene citata proprio per fare i belli, no? Dice come ha detto Einstein, invece non è vero niente. Quindi che la teoria della relatività è una teoria dell'assoluto e che anche attraverso la matematica si può arrivare all'assoluto. E questo è un concetto che a me piace moltissimo sottolineare, proprio per anche per andare e per ribadire una, diciamo, l'unità del sapere, un sapere che non deve essere quindi tanti incasellato nei compartimenti stagni, come si dice, no? Ma tutto ci deve essere come i vasi comunicanti, no? Qualcosa che permea tutto in questa unità del sapere, che credo che sia la cosa da perseguire.
Io ho finito il mio compitino. Qualche informazione sul monumento. È qua. Montelli, diciamo, come tue misure reali, che cosa pensate voi? Come grandezza? Sì. Ma si fa la grandezza naturale o ancora di più? No, di più, perché grandezza naturale in una piazza diventa un annetto. Non lo vedo. Dovrebbe essere minimo 3 metri e mezzo, forse anche 4, tra piedistallo e persona. Sì. Perché deve. Io feci un bozzetto per un altro monumento che andava in una piazza grande e andai a vedere la proporzione per impedire che sparisse. Magari da vicino sembrava grande, ma in mezzo a una piazza rischi di non vederlo. E deve avere. Io credo che almeno i 4 metri dovrebbe avere. È stato molto interessante quello che ha detto lei. Io che ho fatto il bozzetto e ho avuto informazioni dall'architetto Agostini e sapevo quanto era importante, non avevo capito l'importanza di Riccio Curbastro dopo aver sentito i discorsi che ha fatto lei, ma glielo dico sinceramente, eh? La comunicazione dell'importanza che ha sia lui e anche la teoria della relatività, perché io ero uno di quelli che diceva che tutto era relativo. Per me era presentato un posto da centrocampista alla partenza. Io l'ho immaginato giovane, anche se è conosciuto solo con delle immagini, diciamo, piuttosto anziano. L'ho immaginato giovane perché ho pensato che forse lui questa intuizione l'abbia avuta in un'età giovanile e gli ho voluto dare comunque quella forza, quella coscienza, quel massimo della performance di scienziato a livello di fotografia in una, in un'anatomia, diciamo, giovanile e dinamico. Quasi sportivo, capito? Un matematico quasi sportivo. Un'altra cosa, i 4 metri sono solo la figura o anche il piedistallo? No, i 4 metri, il piedistallo è figura, cioè non deve sparire, deve essere all'altezza del, però che lo vedi. Cioè, non mi dispiace che la gente tocchi il monumento, preferirei che lo toccassero. Chiaramente fatto in bronzo non avrebbe problemi. Fatto in bronzo. Il bronzo avrebbe sicuramente la, come dire, la tenuta migliore da vandalismi, eccetera, così. Però è più vero bianco. Com'è? È più vero bianco. No, ma il bronzo puoi fare anche bianco, eh? Sì, sì, lo puoi colorare tutti i colori che vuoi. In più anche il discorso della giacca, che è tutta fatta di numeri, che io ho preso come ispirazione da un libro che mi diede Agostini, che c'aveva una copertina secondo me stupenda, di un... Sì, tutto fatto, era uno scorcio di un porticato, una via, tutto fatto con i numeri. L'ho letto anch'io. E io ho preso l'ispirazione di tutti questi numeri per fare la giacca, volevo fare anche i pantaloni tutti numerati. Sì, poi ho fatto solo la giacca e la mia idea è quella, se si dovesse fare un giorno il monumento, di fare questi numeri tutti colorati dentro in modo da dare una vibrazione colorata e togliere questa idea polverosa dell'Ottocento che secondo me può, come dire, invalidare un po' la potenza di un'idea, cioè, e renderlo attuale in una vibrazione classica. Ecco così.